Sulle terrazze del Castel dell'Ovo stamattina è stata inaugurata la mostra Napoli accoglie Henan, usi, costumi e tradizioni della regione cinese. Un'esposizione di opere di artisti cinesi, pittori, scultori e calligrafi, visitabile fino a domenica 30 ottobre, nell'ambito delle iniziative previste per l'anno culturale cinese in Italia e per il 40° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina ed Italia. Per il Comune di Napoli alla cerimonia ha preso parte l'assessore allo sport Giuseppina Tommasielli. Questo favorisce sia le comunità cinesi che sono qui a Napoli, sia la possibilità di scambi tra Napoli, tra la regione Campania e la Cina. Tra gli altri eventi previsti per chiudere l'anno culturale, che troverete sul sito in sovraimpressione, è in programma fra l'altro domenica mattina in piazza del Plebiscito la grande festa di Tai Chi Chuan, l'antichissima disciplina preventiva e curativa che ha origine nella filosofia taoista e nella medicina tradizionale cinese, aperta stavolta alla partecipazione di tutti ed accompagnata dalle ritualità e dalla cucina cinese. Sentiamo ora il presidente dell'Associazione di Sport e Cultura Italo-Cinese di Napoli. Noi organizzato questa iniziativa in Napoli dalla parte della Legione di Henan, perché questa legione sorge un accordo di amicizia con Legione di Campania. Domenica, il giorno 30 mattina alle 10, noi c'è una grande manifestazione per il pubblico, anche c'è come un evento per la salute, per i cittadini di Napolitano, anche per tutte le comunità di esteri. Noi alle 10 c'è una lezione gratuita a pubblico per la salute, una ginnastica per la salute. E poi dopo c'è un grande maestro fare manifestazione in piazza Plebiscito.